L'Italia possiede circa il 50% del patrimonio culturale mondiale, una ricchezza economica immensa che stride con i dati della disoccupazione all'11,9% e quasi al 40% per quanto riguarda i giovani, in maggior numero nel Mezzogiorno, dove la vastità dei beni culturali è spesso sottovalutata con problemi di natura infrastrutturale che ne minano la fruibilità. Sul tema è intervenuta la CGIL, che ha radunato a Caserta esponenti sindacali, del mondo politico e dell'università per interrogarsi sulle possibilità che ha il territorio di terra di lavoro, a partire dalla Reggia dove si è tenuto l'incontro, finendo poi con luoghi come il Belvedere di San Leucio o l'acquedotto di Vallo di Maddaloni. A concludere i lavori Susanna Camusso, segretario generale del sindacato, che ha ricordato la battaglia referendaria sugli appalti e la precarietà dilagante nel settore beni culturali. Questo è un paese che oltre ad avere pochi laureati assume pochissimi laureati e quindi che si continua a discreditare il lavoro e a dire che si può sostituirlo dai voucher agli appalti, forse diventa difficile fare una promozione anche degli studi universitari come sbocco poi positivo del lavoro. Richiede un'idea di tutela di quei beni e di valorizzazione di quei beni rispetto alla quale il lavoro non è sicuramente un fattore secondario, sia dal punto di vista del lavoro pubblico, della sua valorizzazione, ma anche e soprattutto dal punto di vista del quante tipologie di lavoro si sono inventate all'interno della catena degli appalti dei settori dei beni culturali e che invece bisogna ricondurre a una normalità di rapporti di lavoro, anche perché sono rapporti di lavoro qualificati che devono valorizzare i nostri beni fondamentali.